chiedo proprio l'assistenza alla Regina dell'Amore per l'intervento di quest'oggi, perché è un intervento che vorrei che ci infiammasse tutti di santo amor di Dio, di santa riconoscenza. Perché vedete, cari fratelli, diceva San Paolo della Croce che la causa di tutti i mali è la dimenticanza dell'amore del Signore crocifisso. È la causa di tutti i mali, cioè dimenticarci del crocifisso. E allora adesso cercano in tutti i modi di farci dimenticare quanto il Signore ci ha amato morendo sulla croce per noi, quanto il Signore ci ha amato. Perché vedete, se Gesù fosse solo risorto, grande manifestazione di potenza, ma l'amore non si vede nella risurrezione si vede la potenza di Dio, e l'amore si vede solo se si considera la passione. E abbiamo ascoltato stamattina Don Marcello che diceva se era conveniente l'opera della redenzione mediante la crocifissione, mediante la passione, era conveniente, sono tutti i motivi, e il primo motivo è la citazione di San Paolo: in questo sta l'amore di Dio, che quando eravamo ancora peccatori lui è venuto a cercarci. E allora incredibilmente si dimentica questa passione, e addirittura una suora che frequenta i corsi di teologia mi diceva: sai cosa ci hanno detto? Ci hanno detto che il Signore non ci ha salvato con la sua morte, perché la morte non è niente, e quindi il Signore non ci ha salvato con la sua morte. Dio mi perdoni se oso ripetere queste cose. Ecco, il Signore ci ha salvato, vedete, con la sua morte, nel momento in cui ha offerto la vita, l'ultimo momento, e anche Gesù morto, sapete che non era un semplice cadavere, perché anche quando Gesù discese agli inferi, da Adamo e tutti i giusti, l'anima era separata dal corpo, però c'era l'anima unita alla sua divinità e il corpo unito alla sua divinità, quindi anche la morte di Cristo è stata una realtà salvifica, anche il suo mistero è stata una realtà salvifica in sé, non solo l'ultimo istante della vita. E quindi vogliono farci dimenticare che il Signore è morto per noi. Allora cosa succede? E soprattutto una cosa, che la redenzione cosa fatta, capo A? Allora vedete, nelle chiese ormai non c'è più un crocifisso, proprio un vero crocifisso con tutte le piaghe, i chiodi, il costato aperto. E adesso, Dio mi perdoni perché sto parlando solo dell'arte moderna, abbiamo dei supereroi che si staccano dalla croce senza nessuna ferita. E per esempio anche a Fatima c'è un crocifisso con Gesù che si sta schiodando, ma io non capisco l'amore di Gesù solo se si schioda. L'amore di Gesù io lo capisco quando si è lasciato, si è fatto inchiodare, quando quella croce, la stazione, Gesù viene caricato della croce. E allora pensate questo trave, allora tutte le guardie, come avranno visto il nostro Signore, che quando gli hanno buttato, ha detto: porta questo, che tutti a quel punto, immagino tutti condannati a morte, le bestemmie che hanno detto, tutti i crocifissi, no? Vedendo ormai non c'è più niente da fare, e chi è questo condannato che abbraccia questo trave, lo abbraccia come se fosse la sua sposa? Ecco, lo abbraccia la sua sposa. E ci vuole far dimenticare questo, e noi non lo dimenticheremo. E allora però vedete, il Signore, vedete, non ci ha amato soltanto morendo una volta, questo è il secondo grave errore. La redenzione cosa fatta, capo A? Vabbè, Gesù è morto, ormai è morto e adesso è risorto, e per esempio alcuni dicono, Dio mi perdoni se oso ripetere queste cose, ma le ho sentite, e tutti, come si può consolare Gesù che ormai è già risorto nel tabernacolo adorato? Dio mi perdoni se oso ripetere queste cose, però vi dico queste bestialità. E perché queste bestialità da che cosa nascono? Nascono proprio dalla misconoscenza, dal voler misconoscere l'amore del Signore crocifisso. Perché il cuore meschino umano proietta la pusillanimità propria, la proietta su Gesù. Ma quanti vista nei cieli e la terra, vista nei suoi pensieri. Allora il Signore Gesù non solo ha voluto morire una volta per amor nostro, è vero che è morto una volta per tutte, per l'amor del cielo, e quindi è come Dio, sicuramente non patisce più. Però questo mistero in qualche maniera è portato nell'eternità, e dell'eternità ritorna a noi. C'è un padre gesuita, padre José Mendizabal, che dice che la storia somiglia a un intervento a cuore aperto. Cioè nel tavolo operatorio troviamo Gesù, e sapete come funziona l'intervento a cuore aperto, eh?
c'è una macchina cuore polmoni e vengono staccati i vasi sanguigni collegati con questa macchina, e questa macchina cuore polmoni ossigena e pompa il sangue nella persona a cui il cuore è aperto. Il cuore viene fermato il cuore, e in questo i medici lavorano e poi ricucciano, e poi a un certo punto segno della croce e speriamo che il cuore riparta, e poi il cuore riparte, questo diventa cuore aperto. Però cosa succede? Che in Gesù cosa succede? C'è una sala operatoria particolare, perché c'è il chirurgo, il medico, l'infermiera, bisturi, forbici, eccetera, però c'è anche qualcuno che mette il veleno nella flebo, qualcuno che schiaccia il tubo dell'ossigeno, qualcuno che cerca di ferire questo cuore. Allora vedete, ci sono le due stirpi, la stirpe del serpente e la stirpe della donna, le anime riparatrici e le anime profonde del Signore. E allora, diciamo, non è finita quest'opera di riparazione. E c'è ancora questo cuore aperto, crocifisso, che ci interpella nei confronti del quale noi dobbiamo rapportarci con una vita di riparazione, di offerta, di unione a Lui, e invece agendo contro. E ora vedete, questa contemporaneità, questa attualità della passione trova il suo culmine nella rinnovazione incruenta del santo sacrificio della Messa. Dove il Signore è non solo, ci ha amato morendo per noi, ed era conveniente, l'ha detto Don Marcello stamattina, in modo conveniente questo modo di redimerci. E mi ha voluto che noi potessimo essere realmente presenti al Calvario, perché l'altare è veramente il Calvario, il cielo aperto, c'è la Madonna, ci sono gli angeli. C'è questa scena, che non è soltanto una scena di una pellicola che scorre, ma è questa realtà, questo è il senso della rinnovazione del santo sacrificio. E San Pio da Pietrelcina diceva: il mondo potrebbe stare piuttosto senza il sole che senza la messa, diceva questo San Pio da Pietrelcina. E perché? Allora, sapete cosa succede se si spegne il sole? Noi per 8 minuti non ce ne accorgiamo, perché sono 8 minuti, il tempo che la luce e il calore dal sole arrivano su questa terra. Fate i conti, 300.000 km al secondo, io li avevo fatti una volta, adesso non li ho più fatti, ci mettono 8 minuti. Dopo 8 minuti immediatamente diventeremo tutti, cioè, buio e ipso facto tutti bastoncini Findus, in men che non si dica. Questo è quello che succede se il sole si spegnesse. E diciamo, San Pio da Pietrelcina cosa diceva? Il mondo potrebbe piuttosto stare senza il sole che senza la messa. E allora perché? Ma se Gesù è morto per tutti, c'è un valore infinito, eccetera, perché c'è questa necessità? Tanto l'amore del Signore. Ma vedete, noi riceviamo continuamente benefici dal Signore e purtroppo continuamente lo offendiamo. Allora noi dobbiamo continuamente adorarlo, continuamente riparare, continuamente chiedere perdono. Allora sapete che il diavolo è purtroppo un cane legato alla catena. Quanti anelli ha la catena del demonio? Il demonio ha tanti anelli quanto sono i nostri peccati, per cui più peccano gli uomini, più ci sono anelli nella catena, cari fratelli. Allora oggi quanti anelli ha il demonio? Quanti anelli ha? E allora il demonio, con tutti questi peccati, sguazza, assume un potere sul mondo. Diciamo, uno è schiavo di colui che serve, c'è questo mondo che serve il suo principe, purtroppo, il suo principe. E allora vedete, cos'è la cosa che può fermare il demonio? Anche vedete, sta entrando il demonio anche nelle porte degli edifici della Chiesa. Il Signore ha promesso, non prevalebunt, quindi c'è un limite che il Signore ha stabilito, siamo sicuri per le promesse del Salvatore, però vediamo che dalle finestre e da sotto le porte questa macchia diabolica sta entrando, colpendo il cuore degli uomini di Chiesa. E allora chi è che può fermare questa azione? Chi è che può riaccorciare la catena del demonio? Il santo sacrificio della Messa. Perché Gesù con la sua morte ha detto: ora il principe di questo mondo è cacciato fuori. Vedete, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti che i dominatori di questo mondo, dice, noi parliamo di una sapienza divina, che i dominatori di questo mondo non hanno conosciuto, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria.
Allora vedete il diavolo totalmente dissimile, perché per conoscere qualcuno bisogna essere simili. E allora il demonio sentiva che in qualche maniera Gesù era il Messia, conosceva le profezie, benché lui ispiri teologi moderni, ci credeva di più dei teologi moderni, naturalmente senza amore nei confronti di Gesù. Allora ci ha dovuto dire: adesso io lo uccido. Perché ha detto io lo uccido? Perché non si immaginava, non era in grado di capire la donazione assoluta del Signore. Se l'avessero conosciuto, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. L'hanno crocifisso, ecco, pensando, ecco, adesso ho vinto, e invece sì, ecco, ora il principe di questo mondo è cacciato fuori. In Gesù veramente morto, è più morta la morte di Cristo. E allora questo ora è in cui il principe è cacciato fuori, si rinnova, risuccede ad ogni santa messa. Ora, quell'ora, quel momento, quell'istante del sacrificio che risuccede realmente sull'altare, ricaccia indietro il demonio. E allora dico: ma sa padre, vogliono cambiare la messa, vogliono fare, ma che, cari figlioli, è la giovedì, la sera del giovedì santo che vuole cambiare la messa, che si prova a cambiare la messa il demonio. E lui fa il suo mestiere, i malvagi fanno il suo mestiere, i traditori fanno il suo mestiere. E allora noi cosa dobbiamo fare? Viviamo quella messa, stiamo dalla parte, su quel tavolo operatorio, e non di quelli che uccidono questo cuore, ma di quelli che, salvati, si volgeranno a colui che hanno trafitto, dice la scrittura, volgendoci a colui che abbiamo trafitto, prende energia per una vita di riparazione. Questa è la spiritualità eucaristica, la vita eucaristica, cari fratelli. Ecco, allora vedete cosa succede? È che, diciamo, sapete che la croce ha una forma di bilancia. Diciamo, la bilancia del nostro riscatto è nell'inno del Vexilla Regis, viene presa questa forma, la bilancia che ha i due piatti, no? Allora praticamente noi col peccato il demonio acquista un certo potere su di noi, perché ognuno è schiavo di colui che serve, noi ci consegniamo nelle mani del demonio. Allora vedete, il demonio mette sulla bilancia di ogni anima, su ogni anima c'è questa pesa, mette il peso dei nostri peccati e dice: è mio. Allora vedete, Gesù cosa poteva dire? Poteva salvarci, vedete cosa vuol dire che Dio è Redentore, Gesù è Redentore, non solo Salvatore. Poteva dire: senti Lucifero, guarda, ti do 30 secondi di tempo, 3 secondi di tempo per partire, toglierti dei piedi, io salvo l'uomo. Poteva fare così, ma ci avrebbe amato di meno. Allora Gesù cosa ha detto? Io pago io il debito del peccato. Quello che sarebbe dovuto capitare a quest'uomo che invece voglio salvare, lo pago io, mi carico io, e gli si è caricato delle nostre colpe. Si chiama satisfazio, cioè non una sola soddisfazione, cioè mi viene imposta una pena e io soddisfo una pena che mi viene imposta. Soddisfazione, cioè non solo satisfazione, cioè io liberamente mi carico dei peccati di questo uomo, ne pago le conseguenze, quindi non maledetto assolutamente, però io mi carico degli effetti di quella maledizione, li porto su di me e verso il mio sangue. Allora sulla bilancia del nostro riscatto viene versata quella gocciolina di sangue, e allora tac, la bilancia va dalla parte della nostra salvezza e il Signore ci ristrappa al demonio, ci ha liberati dal potere delle tenebre, ci ha trasferiti nel regno del suo figlio diretto, ma non a prezzo di cose corruttibili come oro e argento, ma col suo sangue preziosissimo. Vedete, cari fratelli, e perché hanno tolto la festa del preziosissimo sangue? Anche qui un altro santo che gli hanno fatto la bella tomba e hanno buttato via il suo magistero. Sapete che San Giovanni XXIII che ha scritto, cioè, due encicliche, una che si chiama Veterum Sapiens, firmata nel Concilio Vaticano II sull'altare di San Pietro, dicendo che si doveva conservare il latino nella liturgia. Questa è una, lo sapevate, Veterum Sapiens, scomparsa dal diario, come si chiama, il quaderno, il giornale dell'anima, scomparsa, ecco. Nel suo diario un papa che scrive questa enciclica e poi scompare ogni riferimento nel diario. Gatta Cicova, altra cosa, un'enciclica sul sangue preziosissimo in cui San Giovanni XXIII il 1° luglio istituisce la festa. Allora vedete,
La comunione ha guai, bisogna fare la comunione anche col sangue, però la festa del tantissimo sangue, perché bisogna toglierlo? Perché a tavola ci vanno tutti, ma alla croce non ci vuole andare più nessuno. Facile il sangue se solo bevuto, ma se è versato, ah, allora no, allora no. Ecco, cari fratelli. E allora vedete la messa che cos'è? La messa è questa irruzione nel tempo, questa rinnovazione, i teologi dicono in modo incruento, anche il catechismo, e poi però voglio, vediamo bene, cioè, cosa vuol dire incruento, è incruento, attenzione, incruento, perché incruento non va assolutamente minimizzato, cioè incruento, ve lo dico già adesso, vuol dire che non si vede il sangue sull'altare, ma non che in qualche maniera non succeda questo versamento del sangue. Perché noi sappiamo che l'ha detto Don Marcello, cioè la messa è stesso sacrificio, stesso sacerdote, stessa vittima. Stesso sacrificio, stesso sacerdote, stessa vittima. Quindi Cristo, perché l'intervento logicamente parlando, prima Gesù è vero sacerdote, dà le cose sacre del pontefice mediatore, perché se noi diciamo che la messa è la rinnovazione del sacrificio di Cristo, se Gesù non è sacerdote, non ha compiuto un atto sacerdotale quando è morto sulla croce, non possiamo dire che la messa è un sacrificio. Quindi Gesù nell'offrire se stesso è stato un sacerdote, sommo sacerdote, perché ha offerto il sacrificio perfetto. Ed è per questo che noi possiamo parlare di rinnovazione, ed è per questo che la può fare solo un sacerdote, uno che assieme a Cristo ha sacerdote, cioè la capacità di essere strumento di Cristo in questa offerta, Allora, per vedere, diciamo, questo sacrificio, per spiegare come è, cosa vuol dire incruento, che in realtà è cruento, cominciamo a vedere se la prima cosa che dobbiamo dire è se Gesù, morendo sulla croce, ha compiuto un sacrificio. Cioè, se si può dire la morte di Gesù è stato un sacrificio, se si può dire questa proposizione. Per verificare questa proposizione dobbiamo chiederci che cos'è un sacrificio. Allora il sacrificio che cos'è? È un atto esterno di culto mediante il quale si offre un oggetto sensibile accompagnato da un cambiamento qualunque. Allora questo cambiamento viene chiamato dai teologi immutatio, e questo è un termine tecnico che ci servirà dopo, che vuol dire o trasformazione o distruzione. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che atto di culto, c'è un atto di religione. La religione è quell'atto, diciamo quella virtù, che parte della giustizia, che si fa dare a Dio quello che gli spetta. Allora non è purtroppo la religione di strettissima giustizia, perché noi non potremmo mai dare al Signore quello che si merita, e però possiamo dargli tutto quello che possiamo. Allora quando noi rendiamo a Dio che è il Signore, il Creatore, quindi riconosciamo che da Lui dipendiamo, che gli dobbiamo tutto, quando gli diamo questo tutto noi siamo religiosi. Se gli diamo tutto possiamo solo dire allora io amo Dio solo col cuore, e cosa importano gli atti esterni, lo amo solo col pensiero. Il demonio gnostico, l'abbiamo visto prima, che vuole farsi adorare Gesù in un modo falso. Il Signore è Dio, è Signore anche del mio corpo, quindi lo devo, mi devo inginocchiare, adorare. Infatti l'adorazione che cos'è? È l'atto di culto comprensivo anche di una sottomissione del corpo, di un'espressione corporea. E le cose che il Signore mi dà, di chi sono? Io sono un amministratore, e purtroppo so anche di essere un amministratore disonesto, ma le cose sono sue, sono del Signore, quindi io devo nell'atto di religione mostrare al Signore che le cose che mi dà io riconosco che sono sue. E come faccio questo riconoscimento? In vari modi, con le offerte e col sacrificio, cioè queste cose che il Signore mi dà in qualche maniera io le distruggo, le altero. E allora vedete nelle religioni anche naturali, vedete c'è questa, perché vedete queste virtù, cioè non dobbiamo mai distinguere la fede dalla retta ragione, per credere noi ci serviamo della ragione, diceva San Giovanni Paolo II che l'anima umana ha due ali, ha la ragione e la fede per volare verso il cielo, verso il paradiso.
e noi ci serviamo della ragione per credere. E alcune cose sono comprensibili già con la sola ragione, e poi su questa viene aggiunta la rivelazione. Allora gli uomini, anche pagani, gli uomini hanno capito in qualche maniera che dovevano affermare questo dominio del Signore, come distruggendo, bruciando delle vittime. Perché dicevano: se Signore, è vero, io ho bisogno di questa cosa mi fa comodo, è il contrario dell'etica utilitarista, però io riconosco che tu sei il Signore, quindi questa cosa qui, siccome non è tutto mio, e se questo, io lo altero, lo distruggo, per riconoscere il primato su questo. Allora quindi do un'altra definizione di sacrificio, è più concisa. Il sacrificio è un atto di religione mediante il quale si offre una cosa, nel senso di res, un qualcosa di sensibile, accompagnato da un cambiamento sostanziale, qualunque, diverso dall'offerta. E allora, ad esempio, una piccola differenza tra offerta e sacrificio: metto l'offerta nella cassetta, diciamo, dell'elemosina, poi brucio una candela. Bruciare una candela è un sacrificio. Un piccolo sacrificio. I fioretti, quindi rinunciare a qualche cosa, c'è una alterazione di qualche cosa, una rinuncia all'uso, è per dire che tutto quello che uso non è mio, è di Dio. Qual è la caratteristica del sacrificio? Quindi deve essere perfetto, e in che senso? Che bisogna offrire a Dio un qualche cosa senza difetto, e soprattutto le primizie. E vedete che questo c'è già nella religione naturale. Poi nella religione mosaica, diciamo, l'offerta delle primizie, anche l'agnello di Pasqua deve essere maschio senza difetto, e diciamo, non è solo una questione di rivelazione soprannaturale, anche se è stata fatta questa rivelazione soprannaturale, cioè è stata soprannaturale nel riferimento dell'agnello pasquale al sacrificio di Cristo, è però che deve essere una vittima perfetta, senza difetti, è già di religione naturale. E vedete, sapete che anche il profeta Malachia, nel profetizzare il sacrificio perfetto, dice: perché sacerdoti mi offrite le vittime, gli animali, diciamo, non perfetti? Se io sono il Signore, dov'è il culto a me dovuto? E allora dice: ma verrà un tempo in cui soffrirà da un confine all'altro della terra il sacrificio perfetto. E non sapete che queste vittime, che mi offrite, sono figura di Cristo, sono figura del sacrificio perfetto. Allora perché ho offrito un sacrificio imperfetto? E Malachi, il Concilio di Trento, tutti i buoni interpreti della scrittura, riconoscono che questa offerta, questa profezia di Malachia si riferisce proprio al santo sacrificio della Messa. E non più solo nel Tempio di Gerusalemme, ma da un confine all'altro della terra. E una volta c'erano gli orologi eucaristici, erano bellissimi, dove praticamente si vedeva una sorta di mappamondo con un sacerdote, un orologio, e siccome la maggior parte delle messe una volta veniva detta alle 7 della mattina, questo orologio scandiva: quando sono le 7 in Italia, allora in Malesia è un altro orario, no? Però veniva, quindi in Malesia sono le 16, quindi quando sono le 16 in Italia potevo guardare, ecco, adesso mi unisco a tutte le messe del Tenzin, messe in Malese, messe in India, messe in Africa. È perché in quel momento sappiamo che qui c'è questo sacrificio che è offerto non più solo al Tempio di Gerusalemme, ma offerto in tutto il mondo. Ecco, cari fratelli. A questo punto abbiamo visto che è il sacrificio, adesso lo dobbiamo vedere come è lo stesso sacrificio. Cioè, abbiamo visto quindi cos'è il sacrificio. Possiamo predicare sacrificio del sacrificio di Cristo, l'abbiamo già visto stamattina con Don Marcello, sì, perché lui, caspita, vittima perfetta, più perfetto di Gesù Cristo, offerta in culto a Dio per la salvezza del mondo, per la remissione dei peccati, c'è stata l'immutazione, sì, perché è passato dalla vita alla morte, ha donato la morte. E vedete, un'altra caratteristica di questa, diciamo, del sacrificio è che deve essere espressione di un sacrificio interiore. E rimprovera i farisei perché c'era un'esteriorità senza il corrispettivo atteggiamento interno. E allora quando noi diciamo che
abbiamo necessità di un culto esterno, non diciamo un culto esterno senza un culto interiore, ma un culto esterno imperato, guidato, spinto da un culto interiore. Diciamo che sacrificio più perfetto c'è stato se non quello di Cristo? Che sicuramente lui è obbediente. Ecco, Padre, io vengo per fare la tua volontà. Allora vediamo, sapete che Gesù quando è nato, no? Si è visto proprio, cioè è nato per morire. Il primo gesto che ha fatto la Madonna, qual è stato il gesto che ha fatto la Madonna? L'ha messo, l'ha avvolto in fasce e l'ha messo in una mangiatoia. Allora nella mangiatoia significa l'Eucaristia. Dice Sant'Agostino, non è un caso se colui che doveva diventare l'eterna l'effezione dei mortali è stato messo in una mangiatoia. Betlemme significa in ebraico Bethlehem, vuol dire casa del pane, e poi è stata avvolta in fasci. Vedete, io ho pensato per un certo numero di anni che fossero le fasce della sindone, e invece poi ho avuto modo di leggere che un ebreo convertito che conosceva tutte le tradizioni rabbiniche, e diceva, cioè, che a Betlemme venivano allevati gli agnelli per il sacrificio della Pasqua, proprio agnelli. Allora questi pastori, chiamiamoli pastori talmudici, cioè pastori legali, e dovevano prendere l'agnello, avvolgerlo in fasce, vedere appena nato se aveva tutti i difetti, se era tutto a posto, e veniva allevato per i sacrifici del Tempio di Gerusalemme. E ci sono scritti rabbinici dove dicono che il Messia nascerà proprio, c'era una torre particolare che era il posto dove nascevano questi agnelli del sacrificio. E quando vedete perché l'angelo dice troverete un bambino avvolto in fasci, che bisogno c'era di dire da parte dell'angelo avvolto in fasci? I pastori vanno, cioè, sono apparsi gli angeli e hanno detto che c'è nato un bambino avvolto in fasci. Capito? Quindi è già l'agnello sacrificale, la Madonna Santa si sente dire questo, si chiedeva che senso avessero tale parole. Dice, caspita, io sono la madre dell'agnello di Dio. Capito? Cioè, diciamo quanto la Madonna ci ha voluto bene. E quando c'è la Madonna mostra il bambino, fateci vedere questo bambino avvolto in fascia, la Madonna lo dà, è il primo gesto di esproprio. Di quel terribile esproprio, lo dice San Giovanni Paolo II nell'enciclica Redemptoris Mater, è questo esproprio graduale di cui la Madonna riceve, dice Dio mio e figlio mio, rimane il Dio mio, rimane, ma il figlio mio piano piano non rimane più, a tal punto che lei è poi chiamata donna, perché è la nuova Eva, e a un certo punto perde la relazione solo carnale con il Signore, solo di sangue, e assume una nuova relazione. Mamma mia, quanto ci ha voluto bene la Madonna Santa. Quindi allora vedete, c'è questo qui perché l'ho detto, già un po' il tema è natalizio, è però per indicare il sacrificio interiore del Figlio di Dio. Allora adesso vediamo come questo sacrificio, quindi interiore, è presente nella Messa, cioè nella Santa Messa. Per dire che la Santa Messa è un sacrificio, noi dobbiamo fare in modo che si verifichino queste cose. Deve esserci la vittima perfetta, deve subire una immutatio e deve essere espressione di un sacrificio interiore. Se non succede così nella Messa, non succede il sacrificio, non è un vero sacrificio, perché questo è il costitutivo formale del sacrificio. E per quanto riguarda la vittima perfetta, il sacerdote perfetto, non c'è problema. È sempre un mistero, però ci facile. E allora, espressione di un sacrificio interiore, anche questo ci è facile. Ma come avviene l'immutatio? Cioè come avviene in qualche maniera la distruzione della vittima nella Santa Messa, la distruzione della vittima? E se Cristo è morto una volta per tutti, ci sono diversi problemi. Non è facile. E allora, ci sono state due linee, teologiche che, si sono un po' dibattute. Queste due linee teologiche, hanno entrambe dei limiti. Non sono eresie, ma hanno dei limiti. E sono una linea che è chiamata degli immolazionisti
che vede questa immolazione, la vede nelle stesse specie, poi vi faccio degli esempi. E ha una linea oblazionista che mette tutto sul sacrificio interiore, sul sacrificio esteriore. E anche questo vediamo perché limita. Poi c'è ultimamente una soluzione che possiamo chiamare sacramentale, che cerca di riprendere in qualche maniera, riprendere il pensiero di San Tommaso d'Aquino, in origine andare a vedere nella Somma Teologica e negli scritti di San Tommaso quello che lui dice, e da questo tomismo essenziale si prende una soluzione che diciamo, toglie un po' l'impasse di queste altre due che vi ho detto, degli immolazionisti degli oblazionisti. Adesso vi faccio alcuni esempi di queste teorie per vedere che diciamo, sono un po', lasciano un po' di dubbi, di perplessità. Per Francisco Suarez, gesuita, teologo, l'immutazio, cioè questo, allora immutazio, ricordate, questa alterazione della vita. Allora, con la distruzione delle sostanze del pane e del vino che ci sarebbe nella transustanziazione e nella produzione del corpo e del sangue di Cristo, avremo questa alterazione, per cui noi potremmo dire che la messa è un sacrificio. Allora abbiamo visto però il San Tommaso, abbiamo visto ieri, che la transustanziazione non è una distruzione della specie, cioè non si distrugge proprio niente, c'è un cambiamento. Ancora un tentativo, per esempio Scheben, secondo Scheben abbiamo un cambiamento in meglio, cioè l'importante è che cambino, che ci sia un cambiamento dell'offerta. Allora la trasformazione del pane e del vino prodotto col corpo e sangue di Cristo, questo cambiamento in meglio sarebbe questo cambiamento delle specie, viene chiamata un'immutatio perfettiva, cioè un qualche cosa che completa. Allora però vedete, viene in questa maniera, cosa succede? Viene aggiunto un qualche cosa al sacrificio della croce. Ricordiamoci sempre che la messa, cioè quello che è di fede, perché adesso noi stiamo cercando di spiegare come avviene, però il mistero ci viene dato dal Magistero. Il Magistero dice stesso sacrificio, stessa vittima, stesso sacerdote. Allora, qualunque cosa sia in più, non è più idem lo stesso sacrificio, bisogna stare attenti. Quindi la debolezza di questa dottrina di Scheben è che c'è un qualche cosa che viene aggiunto al sacrificio della croce, dove nel sacrificio della croce non c'è nessuna immutatio perfettiva, perché Gesù, vedete, è ridotto in fin di vita. Allora, per Vázquez, un altro teologo, il sacrificio relativo è per il sacrificio sufficiente che venga rappresentata sensibilmente la immutazione, cioè basta che sia soltanto una rappresentazione, ma allora una rappresentazione, che questa rappresentazione sarebbe fatta con la separazione delle specie, cioè il pane e il vino separati rappresenterebbero la morte, ma ad un conto è una rappresentazione, solo un segno di questa morte, un conto è l'immutatio vera e propria, quindi anche questa ha dei limiti. Vediamo adesso tutto questo dove ci porta. Ci porta perché quello che succede nella messa è qualcosa di straordinario e ci stiamo preparando per capire l'esperienza dei mistici. Per esempio, alcuni famosi teologi oblazionisti, cioè che mettono tutto nel sacrificio interiore, per esempio il De La Taille, e in cui praticamente secondo questo teologo ci sarebbe questa l'oblazione di Gesù, in qualche maniera questo suo offrirsi, questa famosa parte di questo sacrificio interiore, in qualche maniera perseverebbe eternizzato in cielo, e questo sarebbe sufficiente, per cui tutte le messe partecipano di questa oblazione, cioè la parte cruenta c'è già stata una volta per tutti e la parte dell'oblazione interiore è in cielo, e quindi dal cielo poi ritorna sulla terra. E però anche qui vedete ci manca un pezzo, nelle versioni, nelle ipotesi precedenti l'immutazio veniva aggiunto un qualche cosa in più, e qui viene tolto qualche cosa in meno, perché se è lo stesso sacrificio, Gesù non si è offerto solo interiormente sul Calvario, cioè non aveva solo l'intenzione di offrirsi sarebbe ab eterno,
in tutti i momenti della sua vita, anche quando è nato aveva, ha mostrato l'intenzione di offrirsi, però sulla croce si è anche ufficialmente offerto.